Canteremo questo primo cantico, o dolce ora del pregare. Sì, l'alma fino a
Degno d'amore che sono con me, del mio dolore, nella mia morte di quel giorno vengo nel nome di Gesù, in te troppo cari cercando c'è l'ora del prego. Oh, dolce prendo il prego quel gioia grande se la stia per chi abbia la sua peccato non Cristo la vita con te mentre lo ringraziamo ancora una volta per questo privilegio e opportunità che Egli ci concede oggigiorno per ascoltare la sua parola.
Padre Celeste, ti ringraziamo per questo privilegio che abbiamo di radunarci per ascoltare la tua parola. Lascio questo istante nelle tue mani, che il grande Geova che tu sei possa scendere e benedire questo culto per noi. Signore Dio, non lasciare che possiamo uscire da qui senza avere una benedizione da parte tua. Aiutaci, Signore Gesù Cristo, abbiamo talmente bisogno di te, soprattutto in questi giorni, queste ore che sono tanto difficili per noi, Padre. Ma sappiamo che, come tu l'hai promesso nel libro, che tu non ci lascerai mai solo, come l'hai detto, che beni e benignità saranno con noi tutti i giorni della nostra vita. Lasciamo il resto nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Canteremo il cantico 223. Sto camminando sulla strada d'oro. Sulla strada d'oro, piena di grazia e splendor, di qua e di là, morte e fangoro, ma seguo il sentiero da Gorgoro. Nel sentiero del cielo, d'oro è il sentiero d'amore, le porte di Gerusalemme vedo già, si entro con Cristo nel cielo. Felice vado insieme a mio Gesù, verso l'eterno tesoro, per allegrarmi sempre, sempre più, ostoso sentiero da Gorgoro, d'oro è il sentiero del cielo, d'oro è il sentiero d'amore, le porte di Gerusalemme vedo già, sì. Presto nel cielo io me ne andrò a dimorar con Gesù. La notte morte ne spavento alcun. Presto io vado là sodoro, pro e sentiero dece, odoro, e sentiero da mo. Entro con Cristo nel cielo. L'appello ascolta del Santo Evangelio. Oggi ti salvai, Signor. O vagabondo, diritto, la cessi, calcai.
sentiero d'amore, odoro, o è il sentiero invece, odoro, odoro, sentiero d'amore. Sì, con Cristo che c'è odoro, odoro e sentiero me che odoro, odoro e sentiero da le porte di Gerusalemme vedo già, sì, entro con Cristo nel cielo. Che Dio vi benedica a tutti. Prenderemo la Bibbia nel libro dei Primo Corinzi, capitolo 15. E leggeremo dal versetto 50, Primo Corinzi 15. Oh, questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ed ecco, io vi dico un mistero. Non tutti moremo, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batte d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Dunque l'ultima tromba, perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibile e noi saremo mutati. Che Dio vi benedica. Leggeremo. No, oggi il mio scopo è di parlare del mistero della traslazione dei santi e credo che Dio ti aiuterà a toccare un soggetto così vitale e importante per noi tutti. Dunque parleremo di tutte queste cose mentre andiamo avanti. È un nuovo soggetto. Abbiamo parlato l'altra volta del mistero della rappresentazione e abbiamo visto che Dio tutto quello che li fa e li lo fa tramite rappresentazione. Abbiamo visto che in Eden siamo caduti per rappresentazione e un solo uomo era caduto e Dio ci ha condannato a tutti. Dio ci ha detto che siamo tutti condannati e un solo uomo è morto alla croce del Calvario e Dio ha detto che abbiamo pagato il prezzo dei nostri peccati alla croce del Calvario. E come Dio ha sempre fatto tutto per rappresentazione, perché abbiamo anche letto che William Branham dirà che non è che ognuno deve passare tramite il processo, ma lo fa con uno solo e gli dirà che l'ho già fatto. Ed è questo che noi cercheremo di andare un po' più avanti, man mano che andiamo avanti, torneremo indietro, toccheremo un punto di qua, toccheremo un punto di là, perché i misteri, il libro è grande, è un messaggio eterno. E come l'ho sempre detto, è come questo uomo che aveva visto Gesù, l'opera di Gesù, ma non si è messo nell'angolo giusto per guardarlo. E ognuno, Dio ci gira un angolo e cerchiamo di vederlo di là e cerchiamo di portare
quello che Dio ha messo nel nostro cuore. E la più grande cosa è di avere l'applicazione spirituale e anche riconoscere il giorno e l'ora, perché noi possiamo avere questo grande messaggio, ma se non riusciamo a conoscere i tempi e le stagioni, noi non andremo da nessuna parte, gireremo nel deserto per 40 anni, come l'hanno fatto i nostri fratelli, e moriremo tutti. Mentre avevano un grande profeta, la colonna di fuoco, la roccia che è stata colpita, tutto era con loro, Cristo camminava con loro, ma non hanno potuto afferrare che cosa Mosè rappresentava per loro esattamente. Ed è per questo che noi dobbiamo afferrare tutte queste cose qua. E parlando di questo, abbiamo capito che l'ombra, abbiamo detto che la realtà, per avere positivo, per avere l'ombra bisogna avere positivo. E senza il positivo non possiamo avere l'ombra. Senza il positivo non possiamo mai avere l'ombra. E come Paolo ce l'ha detto nel libro che lui scriveva agli ebrei, ha detto che tutto l'Antico Testamento era l'ombra delle cose a venire. E Branham aggiungerà di conseguenza, Cristo diventa l'ombra delle cose a venire. Dunque, noi sappiamo che man mano che il sole si sposta, lascia l'ombra in Oriente, e abbiamo visto che l'ombra in Oriente è positivo, l'abbiamo all'Occidente, perché è lì che il sole tramonta. E ho detto che per considerare quello che è successo realmente dobbiamo vedere come la cosa è finita nei paesi dell'Occidente. Dunque, se Gesù è l'ombra, dunque il positivo l'abbiamo, dobbiamo considerare il positivo. Ed il positivo è quello vero, è quello che noi vogliamo prendere per andare avanti. Dunque, è un messaggio che ho detto che parlerò un po' del mistero della traslazione. È un messaggio molto grande ed è un mistero. E William Branham, cioè, leggiamo qualcosa qui nell'opuscolo, riconoscete il vostro giorno e il suo messaggio. Dal paragrafo 30, vedete, la Bibbia non è soltanto... Questo non è soltanto qualcuno che cerca di farvi accettare a forza qualcosa, ma per rivelarvi l'esatta applicazione spirituale di quest'ora. Dobbiamo avere l'esatta applicazione spirituale di quest'ora. Dunque, noi non siamo qui perché Branham ci porta a vedere l'applicazione spirituale di quest'ora. Perché il problema che abbiamo oggi è che molti stanno aspettando tante cose, ma non riescono a vedere la parte spirituale. E noi siamo, e se posso parlare ancora così perché voglio andare oltre, nel terzo esodo non c'è niente di materiale, perché il primo esodo è stato un esodo di un paese naturale verso un altro paese naturale, dove i nostri fratelli del tempo di Mosè hanno fatto le valigie, hanno preso le loro pecore, hanno salutato i loro amici che avevano in Egitto e hanno iniziato un viaggio. Dunque era qualcosa di fisico, che potevano vedere delle persone che si muovevano fisicamente da un paese a un altro paese. Questo è il primo esodo. Ma poi Branham ti parla del secondo esodo e il capo del secondo esodo si chiama il Signore Gesù Cristo. E in questo esodo, che di cui Gesù Cristo è capo, Branham ci dirà, se voi avete l'opuscolo, il terzo esodo, Branham ci dirà che è un esodo che devono partire dalla religione giudaica per andare verso il battesimo dello Spirito Santo. Dunque, e in quell'esodo non abbiamo mai visto Pietro, non abbiamo visto Paolo, non abbiamo visto Stefano, non abbiamo visto Tommaso o Filippo che hanno fatto le valigie per andare in un paese fisico che si chiama battesimo dello Spirito Santo. Ma era un cambiamento di stagione, un cambiamento di linguaggio. E questo è ogni esodo porta sempre la separazione, come il primo esodo ha fatto sì che gli egiziani erano morti per i figli di Israele
nel secondo Esodo c'è anche un popolo che rimane nell'oscurità e un popolo che viene nella luce, ma sono nello stesso posto. Come l'ho sempre detto, quando Giovanni Battista ha presentato Gesù, che lui è l'agnello di Dio, automaticamente tutto quello che i sacrificatori facevano nel Tempio è diventato Ikabots. Loro sono rimasti, ma è un altro esodo. Pietro è entrato in questo esodo e ha visto il vero agnello, ha visto il vero Tempio, ha visto la vera stagione. Dunque, gli altri sono... è un esodo, ma non è più un esodo di valigia, ma è un esodo, è un cambiamento di linguaggio. È un cambiamento di linguaggio. E il terzo esodo è ancora più grande, perché William Branham dirà che il terzo esodo è un viaggio dal battesimo dello Spirito Santo. Dobbiamo uscire dai pensieri pentecostali per entrare nell'eterno paese del millennio. Dunque, non sono più delle cose fisiche, ma sono delle interpretazioni spirituali, un cambiamento spirituale. Tutto viene dentro. Ok, allora Branham dice qui, vedete, la Bibbia, voglio parlare sul mistero della traslazione e voglio andare piano. Vedete, la Bibbia, Dio non è soltanto, questo non è soltanto qualcuno che cerca di farvi accettare a forza qualcosa, ma per rivelarvi l'esatta applicazione spirituale di quest'ora. E poi, Il seguente messaggio che aprì i sette sigilli, i quali sciossero tutti i misteri nascosti nella Bibbia. Dunque, l'apertura dei sigilli ha sciolto tutti i misteri. E voi sapete che Apocalisse 10 dice che quando arriva il settimo angelo e suona la tromba, tutti i misteri di Dio saranno adempiuti. Dunque, dopo il passaggio del settimo angelo, i misteri devono essere rivelati e noi dobbiamo vedere chiaro. Non è che passa William Marion Branham, il settimo angelo, e noi rimaniamo ancora a vedere il mistero di qua, perché Paolo ci ha detto: ora, io vi dico un mistero, non moriremo tutti, ma tutti saremo mutati o traslati. Allora, che cosa è questo mistero che noi dobbiamo capire? E poi Branham deve trattare questo mistero, lo deve risolvere, perché questo è il suo compito. E noi crediamo che Dio manda i profeti affinché per risolvere i problemi che il popolo poteva avere sul cammino. E poi il seguente messaggio che aprì sette sigilli, i quali sciolsero tutti i misteri nascosti nella Bibbia. Dunque, l'apertura dei sigilli hanno sciolto tutti i misteri che sono nella Bibbia. Non ci sono più misteri oggi che noi dobbiamo sciogliere. Come dicevo l'altra volta a un fratello che ascoltavo, i fratelli che facevano un'emissione e hanno detto che Israele stava festeggiando il 70° anniversario del ritorno in Palestina, e i fratelli dicevano: quanto tempo rimane Gesù? Però ha detto: guardate questi increduli, 70 anni dopo che Israele è ritornato nella sua patria, stanno aspettando ancora Gesù. O William Branham dice: aggiungete 40 anni, una generazione fa 40 anni e sono passati già 70 anni, ma i fratelli aspettano e aspettano Gesù. Dunque, devono ritornare per riconsiderare il profeta. Ogni giorno vedi i fratelli che mettono la bandiera di Israele, come se siamo diventati politici. Quello che fa Benjamin Netanyahu, quello che fanno lì in Israele, non ha niente a che vedere con noi nel messaggio. La parte spirituale, i fratelli lo devono afferrare. Perché William, andiamo avanti. E poi il seguente messaggio che aprì i sette sigilli, i quali sciolsero tutti i misteri nascosti nella Bibbia. Tutti i misteri che sono nascosti nella Bibbia sono stati sciolti. Le dottrine e così via. Quando i sigilli furono aperti,
ci sono state grandi dottrine che sono venute sul campo. E Branham dice le dottrine e così via. E che cosa fa il mondo a queste dottrine? Che il mondo al giorno di oggi attacca così duramente. Che oggi il mondo attacca, non il mondo, non è la prostituta della strada, ma il mondo religioso attacca queste dottrine così duramente, attacca ciò e dice che è errato, questo e quello. Il mistero della traslazione è un mistero, non moriremo tutti, ma andiamo piano, leggeremo un po'. Voglio iniziare il mio soggetto dall'opuscolo L'assoluto. Ora, paragrafo 3. Ora stasera c'è una cosa molto speciale. Io voglio parlare stasera sull'argomento un messaggio profetico di Branham. Ci dice io voglio parlare, siamo nel 30 dicembre 62 la mattina e la sera del 30 dicembre 62 Branham diceva ai fratelli la mattina del 30 dicembre 62 dice stasera io parlerò su un argomento, un messaggio profetico di Signore e questo è tempo. Quindi se piace al Signore voglio parlare sull'argomento stasera e questo è il tempo Signore, o piuttosto Signore e questo è il tempo. E poi voglio prendere questa opportunità in presenza della Chiesa. Per cui sono accadute tante cose negli ultimi giorni che evidenziano un qualcosa di grande che io non capisco. Ma noi siamo, noi sempre, le vie di Dio vanno oltre la comprensione dei uomini. Quindi dobbiamo soltanto camminare per fede. Branham dice dobbiamo soltanto camminare per fede. Se qualcuno potesse spiegare Dio, allora non sarebbe necessario avere fede, poiché perché voi allora conoscereste, ma noi camminiamo solo per fede. E prendiamo questo soggetto, questo è il segno della fine che Branham chiama un messaggio profetico e vediamo gli argomenti che Branham tratta. Io prenderò una parte che mi interessa in questo messaggio e se Dio ci dà l'opportunità prenderemo altri punti, perché è un opuscolo molto ricco, dove ci sono tante risorse, tante sostanze, dove possiamo mangiare per il bene delle nostre anime. Branham dice qui, nell'opuscolo, e questo è il segno della fine, Signore, in questo opuscolo, Branham dirà, il settimo angelo, paragrafo 241, il settimo angelo di Apocalisse 10:7, è il messaggero della settima epoca della Chiesa. Capite? Osservate ora. E nei giorni, osservate ora qui. Ma che al tempo del suono del settimo angelo, quando egli suonerebbe, si compierebbe il segreto di Dio. Dunque, quando il settimo angelo suona, si compierebbe il segreto di Dio. Paragrafo 242. Ora, il suonare, questo messaggero, il settimo angelo, qui suona il suo messaggio alla Chiesa laodiceana. Notate il suo tipo di messaggio. Ora, non era per il primo angelo, quello non venne dato né al secondo angelo, terzo, quarto, quinto, sesto, ma è il settimo angelo che aveva questo tipo di messaggio. Cos'era? Notate il suo tipo di messaggio, portare a termine tutti i misteri di Dio che sono scritti nel libro. Dunque il settimo angelo deve portare a termine tutti i misteri di Dio che sono scritti nel libro, in modo che quando il settimo angelo se ne va, non abbiamo più da andare a cercare per vedere c'è un mistero qua da risolvere. Se abbiamo una domanda, lo dobbiamo trovare dentro. Che cos'è? Notate il suo tipo. Notate il suo tipo di messaggio. Portare a termine tutti i misteri di Dio che sono scritti nel libro. Il settimo angelo
sta sciogliendo tutti i misteri rimasti in sospeso. Perché Paolo ha detto qui, io vi dico un mistero. Dunque il settimo angelo sta sciogliendo tutti i misteri rimasti in sospeso tramite queste organizzazioni e denominazioni. Perché quando Paolo ha detto, non moriremo tutti, nelle epoche, negli anni, hanno detto che non moriremo tutti. E la gente l'ha applicato di qua e di là, hanno avuto tante interpretazioni di questo, ma è il settimo angelo l'unico che ha l'autorità, il mandato dallo Spirito Santo per rivelare questi misteri. Ok, il settimo angelo sta sciogliendo tutti i misteri rimasti in sospeso tramite queste organizzazioni e denominazioni. Il settimo angelo li raccoglie e compie l'intero mistero. Ora, ecco ciò che ha detto la Bibbia. Compi il mistero del libro scritto. Paragrafo 243. Annotiamo ora alcuni di questi misteri e se volete scriverli. Innanzitutto, prenderò ciò che Scott Field dice qui in Matteo 13. Se vi piacerebbe raffigurare alcuni di loro. Se non avete una Bibbia Scott Field, potreste leggere cosa lui pensa che siano alcuni dei misteri. Ora, al primo versetto, ed egli rispondendo, al versetto 11, ed egli rispondendo disse loro, per ciò che a voi è dato di ai suoi discepoli, perciò che a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma non a loro non è dato. Il regno dei cieli è dato solo a una categoria di persone, non a tutti. Non tutti hanno il diritto di conoscere i misteri del regno. I misteri del regno sono rivelati solo ad alcune categorie di persone. È come William Branham dice che tutti non possono avere lo Spirito Santo. Potete avere una sensazione, potete avere un po' di gioia di qua, ma lo Spirito Santo stesso non è dato a tutti, è appartiene a una categoria esatta di persone. Egli rispondendo disse loro, perciò che a voi è dato, i suoi discepoli, perciò che a voi è dato di conoscere i misteri del regno. Quali sono i misteri del regno? Ci sono tanti misteri del regno. E uno di loro è che non moriremo tutti. Ma se voi vi ricordate, una volta è stato detto a un certo uomo che si chiama Simeone, tu non morirai prima di vedere. Il Messia. Dunque c'è una condizione alla sua morte. Tutto questo lo tratteremo in questo soggetto. Allora, perciò che a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché i discepoli hanno chiesto a Gesù, ma come mai tu parli sempre in parabola loro? E Gesù dirà, perché a loro non è dato di conoscere i misteri del regno. Dunque Gesù viene fuori e invece di avere un linguaggio chiaro, parla in parabola, non spiega niente, è in parabola. E anche il messaggio di fratello Branham è in parabola. E per questo che i fratelli, quando si sono trovati in difficoltà, hanno detto l'unica cosa che dobbiamo fare, ci mettiamo solo davanti i nastri e abbiamo risolto il problema? No. Il problema non si risolve così, perché i farisei potevano farlo, ma Paolo, quando si è trovato davanti alla stessa cosa, ha preso la legge di Mosè e con l'ispirazione dello Spirito Santo ha capito quello che Mosè voleva dire realmente. È Paolo che ha spiegato Mosè. È Paolo che ha capito chiaramente Mosè e l'ha spiegato agli ebrei. E oggi ci sono, fratello Branham dirà, io mi affido, la mia speranza sono questi ragazzi giovani che verranno, loro capiranno meglio
e predicheranno questo messaggio chiaramente e faranno vedere. E George Lacy, quello che lavorava per FBI, quando ha preso la foto dell'angelo del Signore, ha detto: fratello Branham, dopo la tua morte questa foto avrà un grande valore. E noi oggi questa foto lo prendiamo e possiamo dimostrare dentro quella foto, anche nella foto della nuvola che hanno pubblicato nel giornale Life, per dimostrare la presenza di ogni figlio di Dio che ritorna dal rapimento. Eravamo tutti presenti in quella costellazione. Ok? Dunque, come l'ho sempre detto nella parabola del seminatore che è uscito, è che Gesù ha detto che un uomo è uscito per seminare il grano, il primo terreno, il secondo terreno, il terzo, il quarto terreno. Poi Gesù non ha spiegato niente. Poi Gesù è tornato dentro, poi ha cominciato, e i discepoli gli hanno detto: perché in parabola ha detto il primo terreno è così? Ma il comune dei mortali, quando va a casa, lui dicono: ma su che cosa ha predicato Gesù? Che cosa risponderà? Ha predicato sull'agricoltura, per un uomo è uscito e seminato. Ma dopo Gesù, nel segreto della stanza, ha cominciato a rivelare il grano che cos'è, la terra che cos'è, e le spine che cosa sono, gli uccelli che cosa sono. Ma la gente di fuori non lo capisce, perché non è per tutti. Per capire il mistero del regno bisogna entrare nella piramide. Ma oggi che i fratelli rifiutano anche la venuta della, che siamo al livello della pietra della vetta, che la pietra della vetta Cristo è già venuto, e bisogna entrare dentro. Perché nella visione della tenda, William Branham dirà, ognuno deve entrare nella tenda. E quando tu entri, tu esci, ti chiedono: che cosa hai visto? Non lo so, se vuoi capirlo entra, perché è qualcosa che passa di cuore a cuore. Ed egli rispondendo, disse loro: perciò che a voi è dato di, i suoi discepoli, tra parentesi, perciò che a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma non a loro, ma a loro non è dato a tutti. Ma Giuda era nel gruppo. Gesù aveva 70 discepoli e camminavano con lui, ma tutti non hanno capito il linguaggio del regno del cielo. Quando Gesù ha detto a loro: dovete bere il mio sangue, mangiare la mia carne, l'hanno chiamato come? Belzebul, hanno chiamato, come si chiama quelli là che mangiano la carne umana? E cannibali. Ma siamo cannibali? Alcuni vecchi diranno: vedete questi ragazzi giovani con le loro dottrine, eravamo con i farisei, ora ci portano qua per dire che dobbiamo andare. No, fratello, ma lui l'ha detto, e quando l'ha detto non l'ha mai spiegato. Più tardi Paolo ha capito tutte queste cose qua e l'ha messo in ordine. Perché ti vuole sempre la presenza dello Spirito Santo in un uomo, perché William Branham dirà: l'uomo è l'agente di Dio. Ok. Gesù non ha mai spiegato questi misteri, le ha lasciati stare, affinché alcuni se ne vanno, perché a tutti non è dato di conoscere i misteri del regno. Oh, voglio attirare la vostra attenzione. Branham dice: notate il suo tipo di messaggio, portare a termine tutti i misteri di Dio che sono scritti nel libro. Tutti i misteri che sono scritti nel libro devono essere portati a termine tramite il settimo messaggero. E Paolo ci dirà: non moriremo tutti, ma in un batter d'occhio. E veramente non moriremo tutti. Ma chi sono quelli là che non moriranno tutti? Chi è che questo chi riguarda? Riguarda un gruppo di qua o un gruppo di là? Ma chi è quella persona? Chi sono? Perché in un batter d'occhio, leggiamo, andiamo avanti. Ok, questo è il segno della fine, signore. Paragrafo 244. I misteri. Qui c'è il mistero. Un mistero è la scrittura e è una verità precedentemente nascosta
ora divinamente rivelata, però che è, rimane ancora un elemento soprannaturale nonostante la rivelazione. Branham dice: che cosa è un mistero? Un mistero è la scrittura. Non moriremo tutti, è la scrittura. La vergine partorirà, è la scrittura. Il mare non ci sarà più, è la scrittura, è un mistero. La nuova Gerusalemme è la scrittura, è un mistero. Il millennio è la scrittura, è un mistero. La vita eterna è un mistero. L'inferno è un mistero. Nella casa di mio padre ci sono molte dimore. È un mistero. Lo Spirito Santo, avere lo Spirito Santo è anche un mistero. Tutto è un mistero nella Bibbia. Ma al passaggio del settimo angelo, tutti questi misteri saranno rivelati. I misteri qui, i misteri, qui c'è il mistero. Un mistero è la scrittura. Ed è una verità precedentemente nascosta, è una verità nascosta, ora divinamente rivelata. Io e te, fratello, tante volte, prima di conoscere fratello Branham, abbiamo letto nella nostra Bibbia, nella casa di mio padre, ci sono molte dimore. E io l'ho sempre detto sinceramente, mia madre, che è già andata via, diceva, leggendo quella scrittura, diceva, oh, se un giorno nella gloria quando arriverò, basta che Dio mi dà una piccola casetta da qualche parte e io mi metterò lì. Lei lo pensava così, perché è nel suo giorno l'interpretazione che ne aveva. Ma oggi non è così, non è quella l'interpretazione, ma Dio lo concedeva nelle epoche, perché i sigilli non erano ancora aperti. Ora che i sigilli sono aperti, se tu ragioni così, tu sei nell'inferno già. Già la legge umana dice che nelle nostre società umane dicono che la legge non ammette l'ignoranza. Figurati, tu che leggi gli opuscoli di fratello Branham e figuri ancora nell'ignoranza. E Dio, per toglierci dall'ignoranza, affinché noi non moriamo ignorante, ha aperto la parola, affinché possiamo vedere chiaro. E l'albero della vita l'ha ridato all'uomo. L'albero della vita è anche un mistero. Tutte queste cose qua sono dei misteri. Il mistero della traslazione. I misteri qui, c'è il mistero, un mistero è la scrittura. È la scrittura. E finché io non ho la rivelazione, io ripeto la scrittura. Quando Branham ripete la scrittura, come lo dicevo a un fratello l'altra volta, Branham hanno detto che Dio lo metterà su un letto di tribolazione. Ah, lo lasciamo lì, non sappiamo che cos'è. Letto di tribolazione, possiamo immaginare tante cose. Ma quando Branham dirà più tardi, la prostituta sarà buttata su un letto di tribolazione, virgola, cioè la mondanità, allora io capisco che il letto di tribolazione significa la mondanità. E per questo che vedrai tanti fratelli sono ripieni di mondanità. Sono ripieni di mondanità, la mondanità nella loro vita. Sono leggeri nel loro linguaggio. Riescono a dire delle cose che non puoi aspettarti da un fratello o da una sorella. La mondanità. Quando tu vedi un fratello o una sorella che comincia a essere così leggero nei suoi fatti, vuol dire che è su un letto di tribolazione ed è finito per lui. È nelle tenebre. È chiuso lì. Ora Branham lo spiega. Quando Branham dirà, Elisa sarà buttata su un letto di tribolazione, cioè la mondanità. Allora io capisco che cos'è il letto di tribolazione. E man mano che andiamo avanti, vediamo tanti fratelli che sono entrati nella mondanità. La mondanità completa. Ok. I misteri, insisto su queste cose qua, prima di entrare nel mio soggetto, tanto non lo finisco oggi.
I misteri, qui c'è il mistero, un mistero è la scrittura. È una verità precedentemente nascosta, ora divinamente rivelata, però, che è? Rimane ancora un elemento soprannaturale nonostante la rivelazione. Benché la cosa è rivelata, benché la nuova Gerusalemme è rivelata, c'è il soprannaturale sopra e ci sarà sempre qualcuno che penserà a quattro muri che scenderanno di là. Qualcuno avrà in mente sempre il film di Hollywood. Qualcuno avrà sempre un millennium così. Qualcuno avrà sempre in mente l'albero della vita ad un modo. Ma bisogna, perché Dio lo lascia sul soprannaturale. Ma ora ci vuole roots per venire, per spigolare bene, per approfondire la cosa. Perché roots, per poter conquistare il cuore di Boaz, ricordatevi che c'erano tante ragazze nel campo. Ma Boaz, il suo cuore fu portato solo verso Ruth, perché Ruth aveva un carattere, era dietro i mietitori e spigolava, cercava, approfondiva, studiava, approfondiva, camminava sui passi, prendeva quello che ha detto Wesley. Allora Wesley aveva detto così, ora Branham l'ha portato così. Wesley ha predicato la santificazione, ma come l'ha portato il messaggero del giorno? Bisogna approfondire la cosa, non stare superficiale, perché William Branham dice: tutte le volte che voi prendete una scrittura d'un modo superficiale, ne avete solo una comprensione superficiale, e noi non vogliamo una comprensione superficiale, vogliamo avere la conoscenza approfondita. Anche quando i misteri sono rivelati, c'è sempre il soprannaturale che lo copre. Nonostante la rivelazione, Branham dice, i misteri, qui c'è il mistero. Un mistero è la scrittura. È una verità precedentemente nascosta, ora divinamente rivelata, però che è? Rimane ancora un elemento soprannaturale nonostante la rivelazione. I più grandi misteri e i grandi misteri sono. Ora Branham ci dirà quali sono i grandi misteri. E io ho preso il testo perché è il testo che mi interessa. Quando vogliamo parlare del primo, prenderò il primo e lo predicherò e l'approfondirò, perché io credo che lo Spirito Santo ha dei giovani sulla terra, ha dei ragazzi sulla terra, la razza di Elia è sulla terra oggi per approfondire la cosa correttamente. Il terzo mistero è il mistero della traslazione dei santi viventi al tempo della fine di questa epoca. E Branham ci dà le scritture, Prima Corinzi 15 e anche Tessalonicesi 4, 14 a 17. Ed è questo che noi prenderemo come base. Quelle due scritture le prenderemo, perché lì, se voi leggete Primo Corinzi, tutto il capitolo, io ho preso solo una parte, poi noi lo useremo molto, perché Paolo parlerà dei corpi. Un grano che è seminato così deve morire per fare così tutto. Lo approfondiremo. Là parleremo anche dei corpi. Il corpo di Teofania, i corpi glorificati, il corpo che Adamo aveva nel giardino di Eden. Tutto questo sarà risolto per grazia di Dio. Perché quando il settimo angelo passa, i misteri devono essere rivelati. Perché tutti noi... aspettiamo il rapimento, aspettiamo questo, aspettiamo il costo. Tutto questo sarà risolto. Ok, andiamo avanti. Ok. Nell'opuscolo ho detto che parlerò del mistero della traslazione, che è sempre il rapimento.
Paragrafo 82, il libro di vita dell'agnello. Voglio leggere un po' così oggi, poi entreremo più profondamente. La Bibbia disse: ci furono 10 vergini che uscirono ad incontrare lo sposo, e questo è a mezzanotte. E 5 erano avvedute, 5 erano storte. E sapete che a mezzogiorno c'è stato un grido, no? E il grido, ci hanno detto, il grido ha portato 5 sono rapiti e 5 sono stati lasciati fuori nelle tenebre. La Bibbia dice: si furono 10 vergini che uscirono ad incontrare lo sposo, e 5 erano avvedute, 5 erano storte, ed erano tutte vergini, ognuna di esse, ma 5 erano avvedute e avevano olio nella loro lampada, ed uscirono ad incontrare lo sposo. E lo sposo venne, e quelle che avevano olio entrarono. Vedete la traslazione, andare con lo sposo. Dunque la traslazione è sempre lo stesso linguaggio che usiamo per il rapimento, e per questo che Branham dirà: la parola rapimento non esiste nella Bibbia, le abbiamo messe noi. La traslazione, virgola, andare con lo sposo. Dunque la traslazione è d'andare con lo sposo. Voglio partire dal più piccolo per andare al grande, per andare al punto dove Branham spiega tutto. Ora voglio far capire stasera che la parola che noi usiamo come rapimento è sempre la stessa cosa che è la traslazione. Perché hanno chiesto a fratello Branham: puoi spiegarci il mistero della traslazione o il mistero del rapimento? È la stessa cosa, non cambia niente. È lo stesso linguaggio. La Bibbia dice: si furono 10 vergini, fra un po' ci fermiamo, che uscirono ad incontrare lo sposo, e 5 erano avvedute e 5 erano storte, ed erano tutte vergini, ognuna di esse, ma 5 erano avvedute e avevano olio nella loro lampada, ed uscirono ad incontrare lo sposo. E lo sposo venne, e quelle che avevano olio entrarono. Vedete la traslazione, andare con lo sposo. Amico mio, uno di questi giorni Dio ti darà la tua chiamata finale. Allora la porta sarà chiusa fra la misericordia e il giudizio. Non essere lasciato fuori. Entra ora mentre puoi. Non prestare alcuna attenzione a ciò che dice il mondo. Entra in Cristo, perché quelli che sono in Cristo Dio li porterà con sé. Per essere portato via devi essere in Cristo. Oh, noi sappiamo che Cristo è l'unzione. Perché una volta quando si parlava di Cristo, noi guardiamo all'uomo di Galilea. Ma Branham verrà per dirci: Gesù il Cristo, Gesù l'unto, dunque l'unzione, per essere rapito, per essere portato via, devi essere in quella unzione, devi essere in Dio, Cristo, il Padre, l'unzione, lo Spirito Santo, che è sceso come una colomba, devi essere dentro. Entra in Cristo. Perché quelli che sono in Cristo, Dio li porterà con sé, vedete? Allora, questa vergine avveduta se ne andò nella traslazione. Noi diciamo, abbiamo il linguaggio rapimento, per dirvi che il rapimento e la traslazione stiamo dicendo la stessa cosa. Ok, leggiamo ancora un po'. L'attuale fase del mio ministero. È una predicazione di 8 settembre 62. Paragrafo 19. Ricordate nella visione, oppure come la definirei, la piccola traslazione, recentemente dove sono stato preso e ho visto quelle persone e ho guardato indietro verso me stesso e verso tutti quei milioni là e dissi: voglio vedere Gesù. Branham disse:
Vi ricordate della visione oppure la definirei la piccola traslazione? Allora Branham ha conosciuto la traslazione e tutti voi conoscete la storia. Ha lasciato il corpo sul letto ed è andato là e si è girato. Se leggete il quinto sigillo, Branham dice: mi sono girato e ho visto il mio corpo che si muoveva sul letto, ma lui era lì con altre persone, è uscito dal corpo. Questo si chiama la traslazione. Oh, abbiamo letto poco fa che lui si dice la traslazione, andare con lo sposo, i 10 vergini, è un rapimento. Dove il vero Branham fu portato in gloria e il falso Branham era qui, il negativo era qui, sul letto e si muoveva accanto a Meda. Voglio leggere questo. Non l'ho trovato in italiano, sicuramente poi quando lo tradurranno lo vediamo. Nell'opuscolo, condoleanze alla famiglia Siadkev. È una predicazione di 60. E Branham dirà questo: mi piacerebbe fare una confessione riguardo qualcosa che mi è capitato recentemente. Avevo sempre avuto paura della morte. Julius. Avevo sempre paura di morire perché non volevo diventare un corpo spirituale. Nella mia mente non mi riconoscevo come un essere umano e io mi riconoscevo come essere umano e voglio dimorare così. E voglio vivere per vedere la venuta del Signore Gesù. E un mattino di qualche settimana fa, io ero coricato sul mio letto quando ero al mio ritorno di una grande riunione e io pensai: beh, mia moglie dorme e voglio semplicemente esaminare. C'ho ora 51 anni. Posso vivere fino alla venuta del Signore? E in questo momento ho sentito qualcuno dirmi: vai avanti semplicemente. La ricompensa è alla fine della strada. Continua a andare avanti. Ora, fratello Julius, okay. Io non voglio chiamare questo una traslazione, benché io credo che ne sia una. In un altro opuscolo, Branham dirà: non voglio chiamare la traslazione per non creare problemi in alcuni fratelli. Ma Branham dice: fratello Julius, non lo voglio chiamare, non mi piacerebbe chiamare una traslazione, benché io credo che ce n'è una, è una traslazione, ne è una, ma mi piacerebbe chiamarlo visione. Qualcosa è successo e allora io sono uscito e il mio corpo è rimasto là e mi sono ritrovato in un certo posto dove c'è una piccola collina. Conoscete la storia, fratelli. Dunque Branham chiama la sua esperienza che lui aveva avuto sul suo letto a casa sua, lo chiama la traslazione. In quella e Branham dirà che cosa è un profeta. Il profeta, se voi volete capire Dio, dovete guardare il profeta, perché un profeta è la parola di Dio. La parola di Dio è scritta nella sua vita. E lui è la parola vivente. Dunque lui ha conosciuto la traslazione. E quella traslazione, mentre l'ha conosciuto lui, il corpo è rimasto sul letto. Perché Paolo dice: carne e sangue non andranno lì, fratello. Ma in un batte d'occhio, non moriremo tutti, parleremo di questo, perché è un grande mistero. Perché il problema di non moriremo tutti sta creando, non moriremo tutti, tutti stanno aspettando di non morire. Fratello, 1,80 m al cimitero l'avrai comunque. Il giorno della vittoria, paragrafo 263. Penso che ascoltiate i miei nastri qua giù.
della visione che ho avuto da poco, ho una traslazione, quello che è stato in una stanza e salì lì e vidi quelle persone proprio come vedo voi. Questa Bibbia che è qui aperta davanti a me. Branham dice, voi che ascoltate i miei nastri qua giù, voi che ascoltate i miei nastri qua giù, penso che ascoltate i miei nastri qua giù, della visione che ho avuto, ho una traslazione. Il mistero della traslazione, perché Paolo dice, non moriremo tutti, ma alcuni saranno mutati o traslati. Dunque, ecco il quadro. Che cos'è il mistero? Dunque, noi sappiamo che Paolo dice nella Bibbia, se voglio ritornare nella Bibbia un attimo, perché ho ancora 2 minuti, poi andiamo avanti la prossima volta. Paolo dice, ecco, io vi dico un mistero. Paolo non ha detto io vi dico qualcosa, no, è un mistero. Paolo dice, e io vi dico un mistero. E che cosa è un mistero? Branham dice un mistero, l'abbiamo letto poco fa, è la scrittura, è una scrittura. Ed è una verità, è un mistero, è una verità che viene rivelata, ma anche quando è rivelato c'è il soprannaturale che lo copre. E Paolo dice, io vi dico un mistero. Noi abbiamo ricevuto lo specialista finale del mistero. Ok, ecco, io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati, non tutti moriremo. Vediamo tutto questo, lo troveremo. Chi non morirà? Ok, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati in un momento. Quale momento, fratello Branham? In un batte d'occhio. Ora Paolo comincia a diventare preciso. Quando è che succederà questo, Paolo? Paolo dice, non moriremo tutti, ma tutti saremo traslati o mutati. Quando? In un momento. In un momento. Quale momento, Paolo? Poteva essere a tempo di Paolo. Ma Paolo, per essere ancora più preciso, perché siamo nell'epoca della precisione, come Paolo sa che l'Odissea è un'epoca confusa, Paolo, lo Spirito Santo in lui ha cominciato a mettere la precisione, il filo a piombo, il livello deve essere perfetto, il muro deve essere dritto, perfetto, gli angoli devono essere fatti correttamente. Paolo dice, ecco, io vi dico un mistero, non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati. Ok, quando? In un momento. Quale momento, Paolo? In un batte d'occhio. In un batte d'occhio. Batte d'occhio. Che cos'è batte d'occhio, Paolo? Siamo qui. Ma Paolo, per essere ancora più preciso, dice, al suono dell'ultima tromba. Quando avremo l'ultima tromba, dunque questo avvenimento di non moriremo tutti, avrà luogo quando avremo l'ultima tromba. Perché la tromba suonerà e i morti risusciteranno incorruttibile e noi saremo mutati o traslati. Ora, torniamo un po' più avanti. Paolo dice in un momento. Quel momento? Bisogna capire quel momento. In un batte d'occhio. Batte d'occhio. Noi sappiamo che l'occhio nella Bibbia è un profeta. Dunque, nello spazio profetico, in un batte d'occhio, al suono della tromba, quale tromba? Dell'ultima tromba. Ora diventa preciso. Allora, per capire quando è che avverrà luogo questo, noi dobbiamo andare a cercare l'ultima tromba. Quando è che avremo l'ultima tromba? Quando l'ultima tromba verrà? Allora è lì che ci sarà tutto questo. È lì che tutto questo avverrà. È lì che questo mistero di non moriremo tutti sarà rivelato. E capiremo che cos'è. Paolo dice, lo voglio rileggere perché ora mi fermo.
in un momento, in un batter d'occhio, al son dell'ultima tromba, perché la tromba suonerà. Ah, l'ultima tromba è importante. Leggete un Tessalonicesi 4, versetto 14, dove Paolo parla all'ultimo grido, alla tromba. Porteremo a tutte queste cose qua per parlare di questo mistero della traslazione. In un batte d'occhio, in un momento, e voglio arrivare, l'occhio è il profeta, dunque è un spazio profetico. E Branham non sbaglia, perché quando la domanda lui è stato fatto, fratello Branham, spiegati il mistero della traslazione, William Branham dirà, è uno spazio, dove lo incontreremo, lo spazio che è stato dato per redimere. L'ultima tromba, in un batte d'occhio, al son dell'ultima tromba. È importante che Dio vi benedica. Poiché Cristo rivela se stesso a me e aperto i miei occhi e ora io vedo la sua parola in me diventa in questo giorno glorio. Grazie Padre Celeste per questo messaggio che tu ci hai dato oggi. Lasciamo tutto nelle tue mani, Signore Gesù Cristo. Questo messaggio è grande e noi ci lasciamo nelle tue mani affinché la tua guida possa portarci a portare questo ai cuori dei nostri fratelli e sorelle, e che questo, che quello che diremo, possa spingere ogni fratello e sorella a andare ancora a scavare nel libro, come l'ha detto il tuo profeta. Se non volete conoscere la tribolazione, la grande, che bisogna scavare, ed è quello che vogliamo fare. Accordalo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Laissez-le.